Abbiamo presentato questa raccolta di fondi che diventa essenziale per concretizzare le azioni che avevamo già annunciato. Il comitato Nuovo Via lancia l'offensiva legale e una raccolta di fondi per sostenerla, con tanto di gadget abbinati alle singole donazioni. Si va dall'adesivo per un contributo di 15 euro allo spritz per quello da 100 euro, fino ad arrivare alla cena con un componente del comitato stesso per la cifra di 500 euro. Al di là dell'idea per renderla più accattivante, la raccolta ha l'obiettivo di superare i 9.000 euro in 20 giorni per coprire i costi di carte bollate e avvocati per far ricorso al TAR sul progetto di fattibilità tecnica economica e sostenere i cittadini che vogliono presentare opposizioni e osservazioni alla variante del piano regolatore. Qualunque cittadino può leggere, se vuole, le nostre osservazioni, che riporta puntualmente le motivazioni per cui questa cosa secondo noi non sa da fare, con riferimenti ai documenti che il Comune ha a mano riportato, e alla fine può dire secondo noi questa cosa non sa da fare per questi e questi, questi motivi. Speriamo che, come c'è stata la condivisione di consenso fino adesso dimostrataci da tanti cittadini con il fatto di scrivere a segnalazioni, col partecipare alle iniziative, anche in questo caso ci sia l'adesione e ci permetta di intraprendere questa strada. Giovedì sarà dunque pubblicato sui canali del Comitato un elenco di documenti che supportano la contrarietà all'opera. Sempre giovedì saranno rese note osservazioni definite qualificate sul problema della bora. Domani sera invece si incontreranno i residenti a rischio esproprio per definire la loro azione comune. Ogni persona interessata agli espropri dovrà dotarsi di un avvocato o mettersi in gruppo, e su questo stiamo lavorando con la Elena Deglic, che sta organizzando gli espropriandi, se si può usare questo termine. Un'altra ulteriore azione è quella che stiamo facendo per esempio col WWF a livello nazionale per impugnare al TAR, all'ANAC, alla Procura della Repubblica certe posizioni che sono riportate nei documenti ufficiali.